Siamo con il vice direttore della tecnica della scuola Reginaldo Palermo. Commenteremo quelli che sono i dati emersi dal 56esimo rapporto del Censis. Allora, professore, partiamo da quello che viene definito uno tsunami demografico per quanto riguarda i prossimi anni, ovvero tra 10 anni la popolazione dai 3 ai 18 anni scenderà dagli attuali 8 milioni e mezzo a 7,1 milione e nel 2042 potrebbe ridursi a 6,8 milioni. Uno tsunami che investirà dapprima la scuola primaria e secondaria di primo grado per poi arrivare anche a quella secondaria di secondo grado. Sono numeri decisamente alti, decisamente importanti, emersi anche da ciò che affermava il precedente ministro Patrizio Bianchi. Cosa possiamo dire al riguardo? Come possiamo commentare queste cifre? Sì, intanto mi permetto anche di aggiungere una piccola cosa. Il rapporto Censis ci ricorda anche che ad un bel momento questo tsunami demografico si ripercuoterà anche sull'università. Quindi avremo anche meno giovani che andranno all'università con tutto quello che può comportare questa situazione. Questi sono dati peraltro non recentissimi, cioè è da anni che nel nostro paese c'è in atto questa situazione. Nel PNRR c'è scritto che su questo l'Italia si impegna a attivare, a mettere in piedi una riforma del sistema scolastico e per il momento però per la verità abbiamo visto poco, cioè abbiamo visto soltanto questa misura che il ministro Valditara ha fatto inserire all'interno della legge di bilancio, cioè di riduzione del numero di istituzioni scolastiche, 600-700 istituzioni scolastiche in meno nei prossimi 7-8 anni. Misura che a mio parere è largamente insufficiente per affrontare la situazione. Attenzione, con questo non voglio dire che il taglio deve essere maggiore, non è questo il problema. Il problema è che noi dobbiamo ripensare proprio alla intera struttura del nostro sistema scolastico. Questo è il problema e mi pare che questa misura, che è stata messa nella legge di bilancio sia appunto del tutto insufficiente. Ecco, un altro aspetto importante che sottolinea il rapporto Censis è quello della dispersione scolastica, un problema annoso che riguarda certamente il nostro paese, i giovani dei 18 ai 24 anni usciti precocemente dal sistema di istruzione e formazione sono il 12,7% a livello nazionale e il 16,6% riguarda il Mezzogiorno. Altro dato inquietante è quello dei NEET, ovvero i giovani che non studiano e non lavorano. In questo caso il 23% è la media nazionale, ma al sud si sale al 32,2% contro una media del 12, anzi del 13,1% a livello europeo. Anche qui, professore, sicuramente dati importanti, dati che preoccupano quelli che l'Italia presenta in questo rapporto. Certo, anche in questo caso purtroppo dati preoccupanti, ma anche dati non nuovi, perché è da anni che siamo su questo trend. Tra l'altro, qui va anche detto che la dispersione scolastica non è un fenomeno, come dire, diffuso uniformemente sul territorio nazionale. Ci sono delle regioni italiane in cui la dispersione è persino inferiore rispetto al tasso medio europeo e altre regioni in cui è 3 volte tanto, 4 volte tanto. Quindi il problema di fondo, a mio parere, ma non solo a mio parere, ovviamente, è quello di intervenire sui divari territoriali. Ma intendiamoci, qui non si tratta di intervenire soltanto sul sistema scolastico, perché la dispersione scolastica, ovviamente, è certamente una causa diretta del sistema, ma è poi anche una causa indiretta dei divari territoriali che stanno dentro a altri sistemi, cioè al sistema economico, al sistema culturale. E quindi è lì che bisogna anche intervenire per poter ottenere dei risultati. Se non si fa questo, la dispersione scolastica continuerà comunque ad aumentare o magari rimarrà sempre a questi livelli che in ogni caso sono comunque troppo alti.
Ecco, il 66,5% degli italiani si dice insicuro al termine di questo periodo, periodo che ormai dura da qualche anno, un periodo di difficoltà che sappiamo arrivano dalla guerra, dalla crisi economica, dall'instabilità dei mercati internazionali, insomma, sono tutte percentuali molto alte, naturalmente anche dalla pandemia che ha colpito tutta la popolazione, però c'è anche un 24,5% che è insicuro anche per questi eventi atmosferici catastrofici che purtroppo stanno colpendo anche il nostro paese. Ma in questo caso, forse, rispetto magari ad altre preoccupazioni, ad altri problemi che ci sono stati in questi anni, forse l'uomo può fare qualcosa o no? Ma certo che si può fare qualcosa, il problema è molto complicato, anzi, come direbbe il grande filosofo francese Edgar Morin, che ricordiamolo, ha superato ormai ampiamente i 101 anni, è un problema molto complesso, cioè in cui le variabili in gioco sono davvero tante. Edgar Morin, tra l'altro, diceva una cosa molto importante in un suo libro già di più di 20 anni fa, intitolato I sette saperi necessari per l'educazione del futuro. Oramai dobbiamo entrare nell'ordine di idee che noi abbiamo a che fare tutti i giorni, in ogni momento della nostra vita, con l'incertezza. Non viviamo in un mondo, come dire, in un mondo certo, in cui possiamo sapere dove si va a finire. È un mondo ormai molto complesso, molto articolato, le variabili in gioco sono tante e la regola ormai fondamentale è quella dell'incertezza. Come muoverci allora all'interno di questa incertezza? Edgar Morin diceva che noi dobbiamo insegnare ai giovani proprio a controllare questa incertezza. Non bastano più, diceva Morin, dice Morin, le competenze alle quali siamo abituati a pensare, cioè le competenze in matematica, in lingua, in scienze, tutto quello che si vuole. Noi dobbiamo, come dire, formare dei giovani che abbiano una competenza fondamentale, che è quella di comprendere la complessità del reale e comprendere che il tema oggi è la sopravvivenza della specie umana, la sopravvivenza addirittura la sopravvivenza del nostro pianeta. L'educazione dovrebbe mostrare e illustrare, scrive Morin, il destino a molte facce dell'umano, il destino della specie umana, il destino individuale, il destino sociale, il destino storico. Ecco, questo è il compito che oggi i sistemi scolastici, non soltanto il nostro, hanno di fronte. È un compito difficilissimo, ma è l'unica strada che abbiamo davanti per non soccombere insieme con il pianeta. Bene, allora io ringrazio il vice direttore della tecnica della scuola Reginaldo Palermo e per tutte le notizie sul mondo della scuola www.tecnicadellascuola.it, seguiteci anche sui nostri social.